Ragazzi, finalmente ne possiamo parlare anche di quest'altra cosa annunciata come vi dissi io. Ci guardiamo il video e poi lo commento insieme a voi. Aspettate un attimo, ve lo faccio, ve lo mostro. Per un bel po'. E nonostante tutto, ora la galassia reclama i suoi guardiani. Ciao, veniamo in pace. Sì, ragazzi, è finito il trailer dei Guardiani della Galassia. Cosa ne penso? Allora, parto dal punto che i Guardiani della Galassia di James Gunn funzionano dal primo film fino alla fine fino a Endgame. Funzionano come personaggi, funzionano come blockbuster, anche film da soli, e funzionano tutti i personaggi, perché ogni personaggio dei Guardiani della Galassia ti vuole mandare un messaggio diverso. Abbiamo Star-Lord, che diciamo è il capo, che ha un carattere scontroso, che è alla ricerca di Gamora, scomparsa in Endgame, e l'abbiamo visto anche in Infinity War. Poi vediamo Rocket Raccoon, che è il nostro, ragazzi, è il mio procione preferito. Io a Rocket Raccoon lo abbraccerei forte e non lo lascerei più, perché a parte che in questo thriller si può vedere come secondo me è lui il probabile Totomorte, perché James Gunn ha rilevato che questo capitolo dei Guardiani della Galassia sarà l'ultimo della trilogia, e quindi secondo me infatti perciò vi dico, in questo film vedremo qualcuno della galassia che ci lascerà. Io penso che sia proprio Rocket Raccoon iniziato, perché in questo trailer diciamo che, come anche dichiarato James Gunn, è ambientato al personaggio di Rocket Raccoon, perché prima di diventare, diciamo, un guardiano, vediamo il suo passato, vediamo come si abbraccia con un altro, praticamente un altro procione all'interno del trailer, e quanto è cuccioloso, ragazzi. Rocket Raccoon è il personaggio più cuccioloso, e anche la faccia che fa, la faccia è veramente, veramente da pelle d'oca. Poi ci sta Groot, che, ragazzi, simboleggia la fanciullezza, cioè quando guardi Groot ti scordi di tutto, ma pensi solo a ciò che vuole dire e a ciò che sta rappresentando. Poi abbiamo Gamora, Mantis e Drax. Drax, ragazzi, è un personaggio che anche in questo trailer e anche nello speciale dei Guardiani della Galassia è immenso, perché Drax, secondo me, insieme a Rocket Raccoon, è uno dei personaggi più preferiti dell'intera fazione dei Guardiani della Galassia. Ragazzi, questo trailer da una parte mi ha messo hype, dall'altra parte mi ha messo tristezza, e ora vi spiego in ambi due motivi. Allora, mi ha messo hype perché, lo sapete, a me i Guardiani della Galassia, sia il volume 1 sia il volume 2, mi sono sempre piaciuti. I Guardiani della Galassia sono essenziali nella narrazione del Marvel Cinematic Universe, no? A parte per il loro arco narrativo, ma anche perché, ragazzi, hanno introdotto Thanos, hanno introdotto le gemme dell'infinito nel primo Guardiani della Galassia, e pensare che questo terzo capitolo è la chiusura, quindi sicuramente vedremo anche, secondo me, dei personaggi nuovi, che qualcuno dei vecchi che, diciamo,
giustamente finirà l'arco narrativo, dispiace perché questo trailer, per quanto è bello, mi sta un po' tristezza, perché ragazzi, sono alcune scene veramente tristi. Si vede praticamente Star-Lord piangere, si vede la faccia di Rocket Raccoon quasi, diciamo, che sta andando incontro a qualcosa di pericoloso, e come ho detto anche prima, si vocifera che questo Guardiano della Galassia porterà dei nuovi elementi all'interno della fazione. Diciamo finendo l'arco narrativo dei vecchi guardiani, e secondo me Rocket Raccoon insieme secondo me a Drax sono due potenziali dotomorti di questo Guardiani della Galassia volume 3. Il trailer mi è piaciuto come sempre, si vede la mano di James Gunn, un trailer avvincente, un thriller veramente che voglio arrivare a maggio già ora, perché forse della fase 5, ma anche delle prossime fasi, è quello che aspetto di più, come Ant-Man Wasp Quantumania. E questo thriller, ragazzi, sapevo, cioè non sapevo, ma pensavo che sarebbe uscito, e infatti è uscito. Quindi trovate il video qui sul mio canale. Volevo darci precedenza perché i Guardiani ormai sono nel mio cuore, però comunque erano usciti anche altri reaction come quella come Transformers si risveglia il video. Poi sono usciti comunque altri annunci, sia in casa Disney, in casa DC, che penso usciranno, ma anche in altre case produttrici, quindi. Però ecco a voi il video di Guardiani della Galassia Volume 3. Ragazzi, questo trailer è veramente, veramente pazzesco. Ci sono alcune scene emozionanti. Io pianto, dico la verità. Cioè, vedere il trailer e pensare che molte persone, anche in giorni passati, anche nelle scorse, diciamo, settimane, mi hanno detto: beh, ma secondo te la Marvel finirà? Io gli rispondo a queste persone che dicono queste cose che la Marvel non finirà, perché se un trailer, è come si è visto, ma non solo a me, come anche altri, diciamo, persone e altri fan del Marvel Cinematic Universe, si emozionano guardando un trailer, significa che ragazzi la Marvel, la strada l'ha mai persa, è solo un po' cambiata, perché vi ripeto, la fase 4 è una fase sperimentale, ma già con i Guardiani della Galassia, sì, questo trailer ti fa respirare ciò che accadrà ai nostri prodi Guardiani. In questo trailer si vede Adam Arlock, si è confermato anche MODOK, è confermato anche che secondo me vedremo, diciamo che c'è l'alto rivoluzionario, si vedeva Adam Warlock nella scena post-credit del secondo film, quindi secondo me questo Guardiani della Galassia, e poi ragazzi le gag dei Guardiani sono sempre bestiali, perché sì, Gunn riesce a darci un tono molto cupo a diverse scene come anche nel trailer, però ti riesce a far finire la tristezza aggiungendo delle battute anche pure nel finale del trailer, quando Drax si avvicina a Star-Lord: ma perché non usciamo con chiunque si metta sulla propria strada? E Star-Lord dice: no, però non si fa così. Dice Batista, c'è cioè Drax, dice: no, però almeno uno, proprio quello che sta antipatico e non importa a nessuno, lo uccidiamo. Quindi cosa dire? È un thriller che sì, è cupo per certi versi, molto emozionante, ma anche molto. Ci sono alcune gag che ragazzi mi hanno fatto venire il mal di pancia a ridere. Cosa dire? Non vedo l'ora di vedere anche questo Guardiani della Galassia volume 3. Lo sapete, per vedere un altro film Marvel dobbiamo aspettare a febbraio, purtroppo, perché ci saranno Ant-Man e Wasp Quantumania. Poi le altre serie comunque si Secret Invasion nell'altro, però per vedere i film come di questo calibro a maggio. Ragazzi, siete la mia forza, vi voglio bene 3000 e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!